Vittorio nasce intorno al 1825 nella tribù Apache dei Mimbregno, che appartengono alla famiglia dei Chiricahua. Nei primi anni di vita vive un'esistenza che è quella quasi atavica degli Apache, un'esistenza dura ma ancora molto simile a quella che gli indiani hanno condotto da sempre, fatta di caccia, di razzie verso altre tribù, combattendo contro gli spagnoli prima e i messicani poi. Le cose cominciano a cambiare radicalmente ed in peggio dagli anni 50 dell'Ottocento. A causa della sempre più incontrollabile invasione dei coloni bianchi e la guerra senza scrupoli portata avanti dai messicani nei loro confronti. Sempre a caccia di scalpi e ben disposti a pagarli pur di avere la conferma della morte di quanti più Apache possibile. Che fossero guerrieri, donne o bambini non faceva alcuna differenza. Fin da giovane Vittorio si mette in mostra fra la sua gente per doti di coraggio, astuzia e saggezza, tanto che Mangas Coloradas lo sceglie come suo braccio destro e consigliere. Dopo la morte di Mangas Coloradas, avvenuta a tradimento a Fort McLean nel gennaio del 1863, Vittorio scatena una guerra furiosa contro i bianchi, diventando il capo supremo riconosciuto da tutti gli Apache Mimbregnos. Sono anni costellati da battaglie ed episodi feroci. La pace arriva nell'estate del 1869, quando gli Apache accettano di stanziarsi in vari territori. Ai Mimbres di Vittorio vengono assegnate terre nel Nuovo Messico, nella riserva di Hoyo Caliente. La tregua dura con molte difficoltà, ma le tensioni con i coloni e l'esercito degli Stati Uniti rendono instabile la convivenza e, seppur in tono minore, la violenza fra le due parti in causa prosegue. La destinazione Hoyo Caliente, che Vittorio è disposto ad accettare abbastanza di buon grado, non è però definitiva. L'intenzione del governo è quella di trasferire gli indiani dalle terre migliori. I Mimbres di Vittorio vengono spostati fra varie riserve, fino a quella che dovrebbe essere la destinazione finale, nella riserva di San Carlos. La riserva di San Carlos si trova in una pianura arida, sassosa e malsana, dove è praticamente impossibile mettere in pratica l'intenzione del governo americano di trasformare gli Apache in coltivatori. Va aggiunto inoltre la sempre maggiore riduzione delle razioni destinate agli indiani, che si trovano a sopravvivere in condizioni sempre più precarie. La politica di Washington verso gli Apache era sbagliata in partenza, in quanto la nazione Apache non è mai stata coesa, anzi, le varie tribù si sono spesso combattute fra di loro. Quindi concentrarle tutte nella stessa zona voleva dire in definitiva far convivere tribù nemiche fra di loro. In questo contesto, Vittorio, non avendo nessuna intenzione di trasferirsi a San Carlos, lascia Hoyo Caliente con 30 guerrieri nell'aprile del 1879 e ripara in Messico, dove viene raggiunto da una grossa banda di mescalero. Inizia così una guerra durata circa un anno e mezzo, dove Vittorio, con operazioni di guerriglia, terrà in scacco esercito americano, messicano e i vari gruppi paramilitari che si mettono alla sua caccia. Nella campagna contro Vittorio, nei primi mesi partecipa anche il tenente Charles Gatewood, che avrà qualche anno dopo un ruolo essenziale nel portare alla resa Geronimo. Vittorio e i suoi avranno vari scontri con il 9° e 10° Cavalleria, composto da soldati di colore, i famosi Buffalo Soldiers, comandati da ufficiali bianchi. Ai primi di novembre del 1879, sebbene Vittorio non avesse fatto altro che ritirarsi durante i combattimenti, i soldati del 9° Cavalleggeri, ormai stremati dall'inseguimento, dalla fatica e dalla sete, rientrano a Fort Bayard. Vittorio porta la sua gente a riposarsi sui Monti Candelaria. Qui viene a sua volta incalzato dai messicani, intenzionati a vendicare il massacro di Carrizo. Gli Apache riescono a sottrarsi all'inseguimento e ritornare negli Stati Uniti. Dall'inizio del 1880, l'esercito americano, agli ordini del generale Hatch, inizia una caccia spietata a Vittorio e la sua banda, fra scontri, imboscate, inseguimenti, razzie da parte degli Apache e violenza che non viene risparmiata da nessuna delle due parti in causa. Ai primi di agosto, Vittorio, senza acqua e rifornimenti, ripara nuovamente in Messico. Viene formata una forza congiunta fra l'esercito americano e messicano. Gli americani con due colonne comandate dagli ufficiali George Buell ed Eugene Carr, mentre i messicani con un contingente di circa 1000 uomini al comando di Joaquín Terrazas. L'intenzione è quella di attaccare in territorio messicano gli Apache sui Monti Candelaria. L'azione fallisce in partenza in quanto Vittorio, venuto a sapere del piano, si sposta più a sud. Terrazas sa che la presenza dell'esercito americano potrebbe creare problemi con la popolazione messicana e con una scusa rimanda da autorità gli squadroni di Buell e Carr negli Stati Uniti. Dopo un breve inseguimento, il 14 ottobre, Terrazas riesce ad intrappolare Vittorio nei monti Tres Castillos.
L'attacco viene sferrato alle prime luci del mattino del 15 ottobre. La battaglia è cruenta e dura tutta la giornata. Vittorio e i suoi si difendono con tutte le energie che hanno, pur sapendo di aver di fronte un nemico molto più numeroso e meglio armato. All'alba del 16 lo scontro ricomincia finché gli Apache senza munizioni finiscono per soccombere. Secondo la versione ufficiale, Vittorio viene ucciso da un indiano Tarahu Amara. La morte di Vittorio fu festeggiata in Messico. Terrazas sfilò a Chihuahua, l'odierna Ciudad Juárez, con gli scalpi degli Apache ben in vista su dei bastoni fra due ali di folla festeggiante. Negli Stati Uniti la notizia fu accolta con sollievo, nella speranza che il problema Apache fosse risolto una volta per tutte. Ma non fu così, la resistenza di altri capi durò ancora qualche anno. Vittorio morì come aveva sempre desiderato, morì combattendo. Vittorio probabilmente era conscio quando se ne andò definitivamente da Ojo Caliente che l'epilogo non poteva che essere questo. Capo Vittorio ha preferito morire da uomo libero piuttosto di arrendersi per sopravvivere nella miseria di una riserva.